Esercizi di stile di Raymond Queneau. Notazioni. Sulla S, in un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo come se glielo avessero tirato. La gente scende, il tizio in questione si arrabbia con un vicino, gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con protese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare, e con un amico, che gli dice «Dovresti far mettere un bottone in più al soprabito». Gli fa vedere dove, alla sciancratura. E perché? Metaforicamente. Nel cuore del giorno, gettato in un mucchio di sardine passeggere d'un coleottero dalla grossa corazza biancastra, un pollastro dal gran collo spiumato, di colpo arringò la più placida di quelle, e il suo linguaggio si librò nell'aria, umido di protesta. Poi, attirato da un vuoto, il volatile vi si precipitò in un triste deserto urbano. Lo rividi il giorno stesso, che si faceva smoccicare l'arroganza da un qualunque bottone. Sogno. Mi pareva che tutto intorno fosse brumoso e biancastro, tra presenze multiple e indistinte, tra le quali si stagliava tuttavia abbastanza netta la figura di un uomo giovane, il cui collo troppo lungo sembrava manifestarne da solo il carattere vile e astioso. Il nastro del suo cappello era sostituito da una cordicella intrecciata. Poco dopo, ecco che discuteva con un individuo che intravedevo in modo impreciso e poi, come colto da subita paura, si gettava nell'ombra di un corridoio. Un altro momento del sogno me lo mostra mentre procede in pieno sole davanti alla Gare Saint-Lazare e con un amico che gli dice «Dovresti far aggiungere un bottone al tuo soprabito». A questo punto mi sono svegliato. Svolgimento. Ieri la signora maestra ci ha portato a fare la consueta gita in autobus, linea S, per fare interessanti esperienze umane e capire meglio i nostri simili. Abbiamo socializzato con un signore molto buffo dal collo molto lungo che portava un cappello molto strano e con una cordicella attorno. Questo signore non si è comportato in modo molto educato perché ha litigato con un altro signore che lo spingeva, ma poi ha avuto paura di prendersi un bel ceffone ed è andato a sedersi su un posto libero. Questo episodio ci insegna che non bisogna mai perdere il controllo di noi stessi e che, se sappiamo comprenderci l'un l'altro, perdonandoci reciprocamente, i nostri difetti, dopo ci sentiremo molto più buoni e non faremo brutte figure. Due ore più tardi abbiamo incontrato lo stesso signore col collo lungo, che parlava davanti a una stazione grandissima con un amico, il quale gli diceva delle cose a proposito del suo cappottino. La signora maestra ci ha fatto osservare che questo episodio è stato molto istruttivo perché ci ha insegnato che nella vita accadono molte coincidenze curiose e che dobbiamo osservare con interesse le persone che incontriamo perché potremmo poi rincontrarle in altra occasione. Lettera ufficiale. Ho l'onore di informare la signoria vostra dei fatti sotto esposti, di cui ho potuto essere testimone tanto imparziale quanto orripilato. In questa stessa giornata, verso mezzogiorno, mi trovavo sulla piattaforma di un autobus che andava da Rue de Courcelles verso Place Champerret. Detto autobus era pieno, anzi più che pieno, oso dire perché il bigliettario aveva accolto un sovraccarico di numerosi postulanti senza valide ragioni e mosso da una eccessiva bontà d'animo che lo portava oltre i limiti imposti dal regolamento e che pertanto rasentava il favoritismo. A ogni fermata il movimento bidirezionale
dei passeggeri in salita e in discesa non mancava di provocare una certa ressa, tale da incitare uno di detti passeggeri a protestare, anche se con qualche timidezza. Devo riconoscere che detto passeggero andava a sedersi non appena rilevatane la possibilità. Mi si consenta di aggiungere al mio breve esposto un particolare degno di qualche rilievo. Ho avuto l'occasione di riconoscere il sopramenzionato passeggero qualche tempo dopo in compagnia di un personaggio non meglio identificato. La conversazione intrapresa dai due con animazione sembrava vertere su questioni di natura estetica. In considerazione di quanto sopra descritto, prego la signoria vostra di voler cortesemente indicarmi le conseguenze che debbo trarre dai fatti elencati e l'atteggiamento che ella riterrà opportuno che io assuma per quanto concerne la mia successiva condotta. Nell'attesa di un cortese riscontro, assicura la signoria vostra i sensi della mia profonda considerazione e mi dico con osservanza, eccetera, eccetera. Ampolloso. Quando l'aurora dalle dita di rosa imparte i suoi colori al giorno che nasce, sul rapidissimo dardo che per le sinuose correnti dell'esse falcatamente incede, grande d'aspetto e dagli occhi tondi come toro di Bisanto, lo sguardo mio di falco rapace, quale indo feroce che con l'inconscia zagaglia barbara per ripido sentiero alla prugna s'induce, mirò l'uman dal collo astato, giraffa pie veloce e dall'elmo di feltro incoronato di una bionda treccia. La discordia funesta, invisa anco agli dèi, dalla bocca nefasta di odiosi dentifrici, la discordia venne a soffiare i miasmi suoi maligni tra la giraffa dalla bionda treccia ed un passeggere impudente, subdola prole di Tersite. Disse l'audace figlio di giraffa: «O tu non caro agli Olimpi, perché poni le ugne tue impudiche sulle mie alate uose?» disse, e dalla pugna si sottrasse e sedde. La sera, ormai morente, presso la corte candida di marmi, il giraffato pie veloce ancora vidi, accompagnato da un sulfureo messo d'eleganze e ad altissima voce, che colpì l'acutissimo mio orecchio, questi vaticinò sul peplo, di cui l'udiente s'avvolgeva. «Tu dovrai», disse quello, «avvolgere ai tuoi lombi la tua toga, un diamante aggiungendo a quella schiera che la rinserra». Sonetto. Tanto gentile la vettura pare che vada contro scarpa a ciamperretto, che le genti gioiose a si pigiare vi van, e va con esse un giovinetto. Alto è il collo, e il cappello deve stare avvolto di un gallone a treccia stretto. Potrai tu biasimarlo se un compare iroso insulta che gli pigia il retto? Ora si è assiso. Sarà dopo almeno ritrovarlo al tramonto, quando poi non lontano dal luogo ove sta il treno, si incontri con l'amico che gli eroi della moda gli lodi e non sia alieno dall'aumentare i bottoni suoi. Telegrafico. Bus completo, stop. Tizio lungo collo, cappello treccia apostrofa, sconosciuto senza valido pretesto, stop. Problema concerne alluci toccati, tacco presumibilmente, azione volontaria, stop. Tizio abbandona diverbio per posto libero, stop. Ore 2 stazione Saint-Lazare. Tizio ascolta consigli, moda interlocutore, stop. Spostare bottone, segue lettera, stop.